Amici lodatori del sole, bentornati qui sulla nostra rubrica su Final Fantasy VIII. Io sono felice, scusate se questa settimana avete visto pochi video, credo forse solo quello di Heroes of the Storm, ma come sempre non potevo farvi mancare, nonostante gli impegni che appunto hanno frenato un po' i video della settimana, la nostra puntata di Final Fantasy VIII. Quindi eccoci qua, vi rinfresco la memoria se non vi ricordate più cos'è successo sabato scorso o venerdì scorso comunque, e abbiamo fatto il ballo della promozione del nostro esame Sid, abbiamo incontrato la tipa al ballo e non vi spoilerò il nome anche se già lo saprete, e la nostra professoressa Milfona Quistis ci ha chiesto di incontrarla al centro di addestramento, al campo di addestramento, perché ha l'ultimo ordine da insegnante, dato che ora siamo dei potenti Sid, per noi. Quindi niente, andiamo a vedere, dovrebbe essere questo o quello dopo, no, questo è il garage, quindi è quello dopo, il centro di addestramento. Ok, dovrebbe essere, vediamo un po', questo qua esattamente. È la prima volta che ci entriamo in questo gameplay, anche perché non sono andato lì ad allenarmi come faccio di solito. Eccola qua, vediamo un po' cosa vuole. Allora, Squall, hai già combattuto con l'Archeosaurus nel centro d'addestramento? Non mi ricordo. Se utilizzerai J-Status eccetera eccetera contro quelle bestie potrai distruggerle facilmente. Controlla la parte sul cambiamento di stato nella guida. E ora c'è il tutorial, ve lo faccio vedere così capite cos'è, ma è abbastanza intuitivo. Effettuando junction AGF che hanno abilità status e selezionando junction magie, così, esatto, il simbolo STA situato sopra HP diventa bianco ed indica junction status attivo. Premendo due volte tasto sinistro, esatto, vedete c'è una nuova schermata, appare la finestra junction status, sciogli lingua. Anche per ciò che riguarda Junction Status, basta scegliere, come per gli elementi, la magia da associare. E l'operazione è completata. È abbastanza facile, vedete? Tuttavia, non si può effettuare Junction di magie che non hanno status, come per esempio Fire. Esatto, possiamo usare solo magie che infliggono status alterati, tipo Blind che mette cecità, oppure in difesa per difendersi da cecità, oppure Morfeo che dà status sonno, idem possiamo usarlo per difenderci dallo status sonno, è uguale agli elementi, insomma, vedete, la percentuale che appare sullo schermo indica quanto determinato status è legato ad attacco o a difesa. E vabbè, adesso qui ci spiega le percentuali, ma direi che, insomma, avete capito come funziona. Hai capito tutto? L'attacco Morfeo è efficace contro l'Archeosaurus. Configura J-Status con la magia Morfeo e vedrai che lo sconfiggerai. Andiamo alla zona segreta. Si trova dopo il centro addestramento. Ah, io so già dov'è, non devo stare a cercarla un'ora. Allora, dobbiamo risistemare le junction velocemente. Allora, ok. Abbiamo un po' di roba. Allora, mettiamo Ifrit... E mentre... Ah, spostiamo ciò che ha Zell. Vediamo come si faceva a spostare tutto. C'era un modo, mi pare, no? Niente, vabbè. Come si fa così, no? Così, ok. Perfetto. Mentre... Selfie, esattamente, aveva Shiva. Allora, quindi riorganizziamo la cosa mettendo... Ah... Quistis, eccola qua. Mettiamo Shiva e Siren. Perfetto. Magie, GF e... assimila. Sì, va bene così. Ora le junction. Giusto, però non hai magie, carissima. Quindi per questo prendiamo Selfie, che eccola qua. E facciamo così... No, al contrario. Quello che riceve. Ok, dovrebbe andare bene così. Adesso facciamo le junction. Scusate un po' la noia, ma sapete, fa parte del gioco. Mettiamo Fire. È uguale qua. Blizzard. Energia. Ma questo era meglio a scuola. Vabbè, ma fa niente, insomma. Sì, un Esna a caso. Perfetto. E a Squall mettiamo Ifrit. No, Ifrit ce l'aveva già, scusate. È così, Questal. E... No, no, che automatico. Faccio io. Non mi fido dei cose automatiche. Automatici.
Allora, dov'è energia? Energia, forza, fire, magia. Beh, mettiamo Blizzard. Status attack. Ah no, questo è l'attacco normale, mettiamo Thunder. E questo non ce l'abbiamo, perfetto, siamo pronti, andiamo. Eccoci per la prima volta al campo di addestramento. Allora, la strada più veloce è passando di qua. Vedrete anche qualche mostro, sperando di non incontrare l'Archeosaurus, perché è davvero un... davvero una pigna nel sedere. Ecco, classico mostro del campo d'addestramento. Non mi ricordo il nome adesso preciso, ma ce lo dico. È Grat, ok. Cosa si può assimilare? Morfio e... l'altro cosa sarà? Blind? No, Novox. Ecco, Novox infligge sempre uno status alterato. Che però è mutismo. Cioè impedisce a chi lo subisce di castare magie. Quindi non so se anche IGF, forse sì, forse anche IGF. Beh, adesso non sto qui ad annoiarvi con l'assimilazione, perché sennò non la finisco davvero più. Dovrei assimilare 100 unità sia di Morfio che di Novox. Lo faccio poi offline, insomma. Come vedete non è molto forte, ha pochi HP e infligge pochissimi danni. Forse la sua abilità speciale, che lancia delle spore che causano Morfio, sonno, non, è l'unica cosa, diciamo, relativamente preoccupante. Una cosa mi è venuta un attimo in mente. Il nuovo GF che abbiamo, Siren, li ho impostato... cosa li ho impostato che sta imparando? Allora, magia invocata più 10%, direi che è inutile, quasi quanto può essere inutile questo supporto. Su 130 è un po' troppo. Io direi di farla andare più per... andiamo per questa magia più 20%, che è molto utile per i nostri personaggi più che altro. Dato che come Guardian Force Siren è pressoché inutile. Ecco, il centro di... il centro, scusate, la zona segreta è questa. Salviamo per sicurezza, non si sa mai nella vita. Perfetto. E questa è la zona segreta. Molto segreta, c'è una porta piena di luce. E vediamo un po' cosa succede adesso, insomma. Qua c'è, sono le coppiette che amoreggiano. Guardatele lì, tipo... quanto tempo che non vengo qui? E fatti delle domande, perché sei vecchia. Bel panorama, eh. Non troppo dialogo, eh. Che ore sono? Skull se ne sbatte. Ah no, eccolo qua. È mezzanotte passata. Ah. Così, basta che Skull dica l'ora e Quistisa tipo... oh, tipo... si viene tutta eccitata. Io, Quistis Trepé, mi dimetto d'oggi dall'incarico di insegnante. Adesso sono un Sith come te e forse lavoreremo anche insieme. Ah sì? Più l'emozione di Skull. Tutto qua? Ma se hai deciso così, che altro ci posso fare io? Dicono che sono un'insegnante fallita e che non ho abbastanza polso. Te lo dice solo Seifer, eh. E l'opinione di Seifer, cioè uno che porta i pantaloni sotto il mento, non può essere calcolata. Pause di 30 secondi tra un dialogo e l'altro. Sono diventata sì da 15 anni, insegnante a 17, e non è passato nemmeno un anno da allora. What, hai 18 anni? Cosa ho sbagliato? Mi sa la tua età. Ho sempre fatto del mio meglio. Ehi, mi stai ascoltando?
non è ancora finito? Odio questi discorsi. Per quanto la gente mi parli della propria tristezza, che posso farci io? Non voglio che tu faccia qualcosa. Mi basterebbe essere ascoltata quando parlo. Perché non parli col muro, allora? Non ti viene mai voglia di parlare con qualcuno dei tuoi problemi? Ognuno deve pensare ai propri problemi da solo. Io non voglio portare il fardello degli altri. Forse hanno ragione, sono proprio un'insegnante fallita. Momento depressione. Beh, lei è pedante, poi scuola ha un caratteraccio. Ok, e ora dovremmo tornare indietro. Quindi passiamo sempre da qua, incontriamo il nostro Grat. Spero. No, tre Grat proprio. Vabbè, ammazzate. Per sprecare un Guardian Force, ma non ne vale la pena. Vero che ho dato lo status mutismo sulla... cos'è questo? Un Renzo Kuken così gratis? Subito! Beh, proprio gratis no, in effetti abbiamo solo 200 HP su 800. Non è morto? Ah, ok. Ah, mi sembrava, ho detto, non è morto, abbiamo tolto 1200 di danno. Un altro? Ma sì, perché no? Facciamo fuori prima. È perché su 800 e passa HP averne 200 è considerato già un limite basso. Ah, è pure il colpo imperiale. E questo può essere già un escamotage che potrete usare contro i mostri quando volete fare delle sessioni di farm per livellare in fretta. Prendete, cercate di pompare al massimo gli HP del vostro personaggio su JHP, mettendogli energia, energira, energiga, cioè proprio tutte quelle cose potenti che danno HP. Così, quando ne avrà 250, 200, che sono comunque tanti contro questi mostri che non fanno danno, potrete usare Renzo Kuken e quindi, cioè, proprio farmarli, che è un piacere, insomma. Per non perdere proprio ore a combattere. Ah! Questa è proprio l'interpretazione. Un urlo, andiamo, Squall! Ve la ricordate questa? Squall! Squall, Quistis! Un calabrone qua. Boss! Questa era la tipa che era venuta a trovarci i primi 5 minuti di gioco nell'infermeria, se ve la ricordate. E qua ci sono un po' di amici, insomma. Amici dai quali possiamo assimilare cose molto utili, come vedete, protette. E da questo possiamo assimilare questo, che è Shell, che praticamente è la stessa cosa di Protect, solo che difende dai danni magici al posto che da quelli fisici. Non dovrebbe essere un boss particolarmente hard, infatti vedete ha tolto 33. Comunque sì, adesso la missione penso sarà far fuori questi. Questi qua sotto. E poi ci occuperemo... Ma un bel Renzo Kuken? Bravo, così mi piace. Vai. Perfetto. Ok. Guarda come gioca a palla con i suoi amici lì. Beh, abbiamo il 10% di probabilità di infliggere lo status sonno, quindi... Tanto tu assimila Shell. Ma com'è convinto, Squall? Vai! E c'ha un altro. Impossibile assimilare. Ban. Perché non far fuori anche l'altro, mi chiedo a sto punto. Dai, accumula. Ok, dato che Shield è abbastanza... è abbastanza rara come magia, un paio di minutino per assimilarle me lo prendo, se me lo concedete, perché... più avanti poi ne troveremo a Bizzef. Però all'inizio può essere molto utile da mettere, soprattutto in Junction con Spirito, che è quello che difende appunto dalla magia.
Se non mi fa, non mi fai danno. Calabrone, io odio poi le api, calabroni, le tutte queste cose qua. No, almeno attacchi anche un po' qui, se che lei c'ha vita. Sei unità, non male. Vai, ancora un giro. Poi facciamo attaccare Squall con Renzo Kuken e intanto Quistis lo lasciamo ancora assimilare. GF direi che non è proprio il caso di utilizzarlo. Sono ancora boss molto facili. Vai. In realtà sta colpendo l'aria Squall, ma fa niente. Non dovrebbe avere molta vita sto boss. Adesso non so di preciso, non ho voglia neanche di usare scan, però. Toglie nulla. Totalmente innocuo. Erano più pericolosi Grat di prima. O meglio, l'Archeosaurus, se l'avessimo incontrato, sarebbe stato molto, molto più pericoloso. Beh, guardate. Due Renzo Kuken, eh. E dico due, non 20 milioni di miliardi. Allora, vediamo un po'. È stato impossibile ottenere exp, peccato. Allora, già da magica, 16, ci tornerà molto utile più avanti, però non ora. Poi vi spiegherò più avanti il perché. 14 ability point molto utili. Shiva ha preso Junction Resistenza, ottimo. Ciao Tipa, non morire. Ah, questi arrivano sempre al... sempre quando è già finito tutto. Qua è pericoloso, andiamocene. Va bene. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Lo scopriremo più avanti. Ah, giusto. Dato che Shiva ha preso J-Rez, preoccupiamoci subito di cosa farle apprendere ora. Allora, a me ispira molto questo resistenza più 20%. Quindi direi che sarà la nostra prossima scelta. Il resto come procede? Questo sta prendendo J-Rez, questo JHP ha quasi finito. Magia più 20%, direi che è tutto a posto. Nessuno può vivere da solo. Basta. E vabbè così. E questo chi lo dice? Squall proprio imperscrutabile. Bene, torniamo dalle parti del nostro dormitorio. Finalmente ti ho trovato. Dove diavolo eri? T'ho cercato dappertutto. Ancora in uniforme. Adesso siamo Sid, no? Perciò ora abbiamo delle stanze singole. La tua nuova stanza sta dalla parte opposta di quella vecchia. Dovevo avvisarti. T'ho cercato ovunque per trovarti. E abbiamo fatto upgrade, ora abbiamo la stanza da sola. Sì, sì, so già dov'è. Sì, 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 non c'è bisogno che me lo dici tre volte, tranquilli. E abbiamo una nuova stanza. E non è niente di particolare, però... vedete, è la stessa rivoltata dall'altra parte. È un po' più grande. Ho sonno. Con un pathos proprio. Chi è che bussa? Chi è quel monaco che apre la porta e la sbatte? È il nostro primo lavoro come Sid. Ci mandano a Timber. Ci vediamo ai cancelli d'entrata. Vestiti e vieni, svelto. Questo è Selfie, che appunto ci dice che abbiamo la nostra prima missione da Sid. Ok, qui possiamo raccogliere dal vicino lì alla custodia armi mese numero 4, che vi faccio vedere questo prima di terminare l'episodio, perché poi appunto dobbiamo iniziare la nostra prima missione. Abbiamo già anche l'armi mese numero 3, aspetta che metti in ordine così sono vicine, non è vero perché l'ha messa una in una pagina e una nell'altra. Qui possiamo vedere tutte le armi che poi nei negozi potremo evolvere, o meglio far costruire utilizzando gli oggetti necessari.
Nell'armi mese numero 3, che è il primo che avevamo ottenuto, ci fa vedere le armi che già hanno equipaggiato i nostri personaggi quando li troviamo. Infatti questo è il revolver base di Squall. Questi sono i guantoni di Zell, i nunchaku di Selfie, la frusta di Quistis e basta. E questi sono gli oggetti base per fare, vedete, esempio quarzo magico, scheggia di Pyros, ragnatela, tutti oggetti che abbiamo collezionato. Mentre già più interessante è l'armi mese numero 4 che abbiamo trovato ora, dove infatti ora ci mostra diciamo la versione migliorata delle armi base, ad esempio il Castlet, che sarà appunto questo, l'arma, livello successivo dell'arma per Squall, che si va con un tubo di ferro e 4 vite. Poi abbiamo i Maverick, questi qua, che sono i guantoni per Squall, squama di drago e ragnatela. Questo Boomer Fritz è l'arma base di un altro personaggio che però in teoria abbiamo già incontrato ma non abbiamo ancora. E questa anche è l'arma base sempre di un altro personaggio che ancora non abbiamo proprio né incontrato né visto né immaginato. Passerà ancora un paio di episodi prima di incontrarlo. E niente, insomma, se avremo un tubo di ferro, una vite o questi oggetti qua, sicuramente andremo da un fabbro a farci fare queste armi migliorate. Che oltretutto influiranno poi anche su le mosse finali di Squall, o meglio, Renzo Kuken resta fisso. Eccolo qua. Resta fisso, però qui a fianco a colpo imperiale vedrete che si aggiungeranno nuove mosse di chiusura, ecco. Quindi una delle quali dovremmo sbloccarla a breve, credo. Bene, detto questo, io vi metto qua poi pronto a salvare. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio, abbiamo concluso, diciamo, potremmo definire un po' il capitolo dell'esame SID, della chiusura della nostra carriera da studenti, mettiamola così. E ora iniziamo il capitolo, diciamo, delle nostre vere missioni per il Garden di Balamb. Guardate con che sguardo serio Squall vi sta guardando, perché in realtà sta concentrando il suo sguardo su di voi per dire «Lodate il sole, lodate il sole!» E niente, qui da Felice è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio di Final Fantasy VIII, dove Squall smetterà straordinariamente di girare su se stesso nel prossimo episodio. E vi ringrazio come sempre per i commenti, continuate a farli, e da Felice è tutto, ci vediamo al prossimo episodio con la rubrica Happy Gamer. Bye bye! Lodate il sole!